Finalmente è arrivata la bestia. Tac! È arrivato il drone nuovo. Facciamo l'unboxing per l'occasione perché merita un unboxing. Uno dei primi Unique Typhoon H arrivato in Italia, me lo sono accaparrato io. E se ne parla veramente bene di questo drone perché è veramente un oggetto volante non identificato. Ha delle capacità incredibili sia di ripresa, sia di fotografia, perché può scattare foto simultaneamente mentre sta filmando, e c'ha delle funzioncine fantastiche GPS, come ad esempio la Wizard, che se tu porti la Wizard con te, lui ti segue ovunque vai. È una figata. Andiamo a vedere, perché sono molto molto curioso di vedere che cosa mi hanno mandato. Dopo magari c'è il classico mattone da napoletano, dice: ah, abbiamo venduto drone. Ta-da! Aiuto! Cazzo, si è aperto, sembra Goldrake! Sembra che i mattoni non ci sono. Oh, bestia delle meraviglie! Guardate che roba! Allora, questo chiaramente è... Abbiamo le eliche propellers. Poi abbiamo il magnifico ipertelecomando. Ma spettacolare questo telecomando, accidenti quanto è grande. Questo drone ha, diciamo, rispetto al drone DJI che avevo prima, che l'ho dovuto dotare di FPV, chiaramente per vedere le immagini mentre sto pilotando, questo ha lo schermo built-in ed è una figata perché non devi né comprare tablet né comprare altro tipo diciamo, di dispositivi per vedere quello che stai filmando, sostanzialmente. Ha tutto quanto integrato sul telecomando, con tutti i comandi che adesso a capire come funzionano saranno, diciamo, cannoli per diabetici. Il parasole per vedere bene lo schermo, anche con le condizioni di luminosità elevatissime, quindi Unique sta lavorando, ragazzi, in maniera super egregia, quantomeno per quanto riguarda le prime dotazioni. Qui ci abbiamo... Che ci abbiamo? Ah, abbiamo delle istruzioni, switching between single mode and team mode, e queste dovrò fare oggi un bello studio approfondito perché chiaramente... Ah, questa è la chicca vera di questo drone. Questa qui è la bacchetta magica, la chiamano Wizard. Sostanzialmente è un telecomando che ci permette di utilizzare il drone senza telecomando, cioè senza remote control di questo tipo, quindi pilotarlo, cioè in manuale. In questo caso noi possiamo settare l'altezza alla quale il drone può volare, sostanzialmente. Settiamo l'altezza, settiamo sia anche l'angolo dalla parte di dove ci deve filmare. Poi, mettendo questo in tasca e muovendoci, il drone farà esattamente tutto quello che facciamo noi. Ed ha una velocità, promettono quantomeno, dopo lo testeremo, una velocità di follow me di fino a 40 miglia orarie. Perciò, ragazzi, voi con la motocicletta che vorrete questi bei shot mentre fate le waves, whoops, oppure un panettone e mettete la moto piatta per aria, il drone sarà capace di seguirvi anche a tutta velocità, quantomeno per quanto riguarda il motocross. È chiaro che quelli che fanno la velocità vanno a 300 le moto e ancora non fanno droni tanto veloci. Bene, adesso passiamo al piatto forte, che allora, questa è la batteria. Queste batterie costano un pozzo di soldi, ne ho ordinate altre due. Oggi ce n'ho solo una, dovrò amministrarmi bene. Ed ora estraiamo la bestia. Eccolo. Cazzo, sembra l'astronave di Darth Vader, una cosa fantastica, tutto in carbonio. È incredibile, c'ha tutte le asticelle in carbonio, è uno spettacolo sto drone, guarda. Sono veramente contento di averlo acquistato. Perché tra l'altro mi sono visto un sacco di tutorial, un sacco di recensioni su internet, sono fantastici, cioè io mi sono arrabbiato tantissimo, ho fatto una fatica boia ad averlo, perché l'avevano promesso per il 23 di aprile, ma non è arrivato, c'è avuto un mese di ritardo probabilmente perché hanno dovuto fare un controllo su magari qualche cosa, qualche piccolo difetto di gioventù, che spero l'abbiano risolto, ma quantomeno chi lo ha provato e ha visto le prove, sono tutti esattamente con...
non volevo usare dei termini sconvenienti perché ho mia figlia e sostanzialmente stanno tutti quanti molto molto eccitati. E niente, come me. Ora andiamo a settare, metterlo in configurazione volo. Il volo. Un'altra cosa furba. Furbo non mi piace, mi piace più intelligente. Un'altra cosa intelligente di questo drone è che ha le eliche a sgancio rapido. Una cosa che ti permette, secondo la Unique, di smontare le eliche molto rapidamente e così poterlo riporre dentro la scatola. Che è una figata avere il drone dentro la scatola. Cosa che io, ad esempio, mi ero fatto uno scatoloncino con l'altro, non si poteva fare niente. Eccole, queste sono le eliche in plastica della Unique. Dopo praticamente saranno A, qui A, B, A, B, A, B. Quindi sostanzialmente bisognerà vedere, questa è un'elica B, va montata qui. Ah, ecco, ecco qua, tac, semplicissimo. Pulsante di rilascio. E voilà, incredibile, veramente una figata. Così riusciremo a utilizzare. Questa qui invece è un'elica A, 1. C'è scritto 1 elica. Voilà. Niente di più semplice, ragazzi. Una cosa, una figata, effettivamente. Ci stanno più eliche rispetto a quell'altro. Ci sono 6 eliche, brava, brava, brava Vale. Questo qui è un esacottero. Essendo un esacottero, sostanzialmente ha una sicuramente velocità. Allora, esacottero perché esacottero sì, esacottero no. L'esacottero è più veloce, ma è più pesante e consuma di più la batteria. Però questo ha un sistema praticamente di un sistema di sicurezza veramente efficace. Se rimanesse senza l'uso di due motori, va in emergenza e ritorna dal punto di partenza e atterra da solo. Quindi questo ti dà una maggiore garanzia per quanto riguarda, io ad esempio, l'utilizzo e stare sicuri. Sostanzialmente, se c'hai un failure di un motore o due motori addirittura, sai che il drone non cadrà in testa a nessuno. E quindi questo mi fa stare piuttosto tranquillo. Una cosa che effettivamente dovrò verificare sono i prop guards, cioè quelle che sono le praticamente protezioni all'elica. Io sono fissato particolarmente per quanto riguarda questo tipo di protezione, perché la cosa effettivamente pericolosa del drone sono le eliche. Quindi se dovesse finire addosso a qualcuno, le eliche potrebbero fare, è quelle che fanno maggiori danni. Perciò avere una sorta di protezione dalle eliche. E capita soprattutto anche quando fai dei voli particolari che passi vicino ai muri. Se sostanzialmente tocchi un muro con un'elica, l'elica se ne va a quel paese. Invece con il prop guard mi è capitato anche con il DJI di arrivare vicino a dei muri e anzi andare addosso proprio, e ho salvato drone, capra e cavoli. Figata. Adesso mettiamole tutte. Quindi non ci si può sbagliare, perché le eliche nere vanno sul nero, le eliche che hanno, diciamo, questo contorno grigio vanno sul grigio, perciò non ci sbagliamo. Questa è una elica B, esatto. Eccolo qua. Allora, questa è la telecamera 4K, fa 4K a 30 frame per secondo, però in full HD, quello che mi interessa a me, va a 120 frame per secondo, vuol dire bellissime slow motion, e ho visto la risoluzione su internet, è fantastica, ragazzi, fa delle immagini pazzesche. Speriamo che non siano tanto ritoccate quelle che ho visto, perché effettivamente sono veramente meravigliose a livello quasi cinematografico. Sono veramente meravigliose le riprese che fa. Carrello retrattile. Ora questo drone vola, poi con un tasto del telecomando facciamo ritrarre il carrello. La telecamera rimane assolutamente libera e non va praticamente ad essere impallata con nulla. Figata delle figate, perché l'altro drone aveva questo tipo di problema qua. E sinceramente sono molto 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 ansioso di provarlo, però prima mi devo fare una bella scorpacciata di istruzioni, vedere un attimino, scaricare eventuali firmware nuovi, eccetera eccetera. E quindi mi censuro, perché poi lo proverò più tardi e magari facciamo i primi vagiti, li vediamo insieme. Ciao, che figata.